Buongiorno amici, facciamo questo piccolo vlog campagnolo. Guardate che bella questa pianta, non lo so come si chiama perché l'aveva piantata mamma, ma non so, adesso purtroppo non c'è più, né mamma né papà, ci mancano tanto. E quello è mio marito che sta bagnando fagiolini, pomodori, peperoni. Quest'anno proprio ci siamo dati all'agricoltura. Adesso vi faccio vedere anche la vigna, dai piselli. E adesso nel frattempo voglio ringraziare tutti gli iscritti. State diventando tanti. Questa è la nostra vigna che stiamo lavorando noi, quest'anno lavoriamo insieme anche a mia sorella. Guardate che bella, questa sarà la prossima raccolta di uva. Questi sono i grappoli che devono ancora fiorire, poi vanno in fiore e poi si vedrà il grappolo d'uva. Bellissima, è da lavorare però, eh. Sotto l'erba va solo tagliata perché sono le nuove tecniche, prima ci passavano la fresa, trattore, cose così, invece adesso sembra che l'erba non va tolta perché crea l'humus e non lo so i motivi, però adesso dicono che è meglio lasciarla, quindi la tagliamo soltanto, niente pesticidi naturalmente. Quella è la nostra casetta. Finché non la vendiamo, ce la godiamo. Guardate quanta uva che c'è. Speriamo che il tempo, niente grandi, né cose varie. Sentite? Sentite quanti uccelli? Bellissima la campagna. Quanti uccelli che cantano. Laggiù ci sono le rose che la nostra mammina aveva piantato. Eccole qua, adesso si sono un po' rovinate perché ha fatto tempo brutto. Si sono aperte. Ne abbiamo colte anche tante che abbiamo portato su al cimitero, mamma e papà. Però adesso sono quasi. Ci sono anche altri boccioli, eccoli qua. Queste bianche sono belle, però poi con il tempo brutto si rovinano un po'. Belle, bisognerebbe curarle un po' di più, però non le abbiamo potate. Sono un po' incolte, amici. Dobbiamo rimediare. E queste sono le olive, che fra poco vanno in fiore anche queste, vedete? Devono aprirsi i fiori, ce ne sono tantissime direi, eh? Faremo anche un po' d'olio. Ok amici, spero vi sia piaciuto questo vlog campagnolo, lo chiamiamo così. È un vlog anche, come ho detto prima, per ringraziare tutti gli iscritti. Ci vedremo presto per i prossimi video. Ciao amici, un abbraccio a tutti e una buona giornata. Ciao ciao!